Amici di Telegolfo, ben ritrovati a tutti voi e benvenuti a questa gara di Coppa tra Minturno e Sporting Juvenia. Gara che si gioca a campi invertiti, si doveva giocare praticamente a Roma, ma non è stato possibile. Allora andiamo a vedere subito le squadre in campo. La Juvenia col numero 24 Pompa, col numero 21 Trampolini, col numero 20 Mogliè, col numero 5 Curro. Col numero 7 Martini, 8 Malara, 9 Santi, 10 Saldemi, 11 Castelli e 25 Miozzi. L'allenatore, il signor Bagalà, Minturno che gioca con Torres tra i pali, numero 6 da Silva, 8 Robles, 10 9 Vanderlei, 10 Texera, 12 Petronzio, 13 Esposito, 16 Di Clemente, 17 Panata Thomas, 19 da Silva, Murillo ovviamente. Numero 20 Ruiz Garcia e numero 23 Corrente. Ovviamente l'allenatore è come sempre Vanderlei. Squadre già pronte sul parquet di gioco. Le immagini sono guidate da Nicola Dell'Anno, distinta delle squadre ospiti di Minturno che ci arrivano sempre in ritardo. Vedete adesso inquadrato il Minturno che si carica, pronti per scendere in campo. Un Minturno che nel scorso turno ha avuto ragione del Vigor Cisterna, mentre la squadra dello Juvenia ha liquidato il Real Terracina, ovviamente passando per i gol segnati. 11-11 è stato il risultato finale. Tra le due formazioni, passato ovviamente chi ha segnato più gol in trasferta. In campo Vanderlei, Robles, da Silva e Murillo, oltre Petronzio tra i pali. Squadra ospite che porta in campo Malara, poi il numero 9 Santi. Prima a leggere poi man mano i numeri degli altri giocatori, visto che non hanno numeri sul pantaloncino. Tra i pali ci dovrebbe essere Pompa. Tutto pronto, può iniziare la gara tra Minturno e Juvenia. Pallone subito per la squadra ospite che completa le nostre con il numero 5. Pallone da giocare per la squadra in maglia bianca in attacco. Numero 5 e Curro. Tanto arriva questo tiro. Curro che è anche il capitano della squadra. E poi c'è Malara col numero 8 e il 10 è Saldemi. Pallone proprio per quest'ultimo. La chiusura di Murillo riparte già dall'altra parte da Silva. Il pallone però oltrepassato il limite del campo, allora sfera che potrà ripartire per la squadra ospite. Pallone da sostituire. 19:34 da giocare. Minturno che ha ritrovato la vittoria in questo turno di campionato contro la Visse Fondi, squadra che prima della sorte ha gli stessi colori sociali, potremmo dire così, della Sporting Juvenia. Vanderlei, l'apertura per Robles. Robles oggi schierato titolare da Vanderlei. Da Silva il tiro murato, allora può partire la squadra ospite. Minturno che in alcuni casi soffre nel contropiede. Adesso Vanderlei a che fare con due giocatori, si libera bene. Murillo chiama la calma, prova a organizzare il gioco. È stato mattatore nella gara contro la Vis Fondi, proprio Murillo. Tre gol per lui. Vanderlei qui riesce in qualche modo a tenersi il pallone contro Saldemi. Poi gli ruba la sfera il numero 9 Santi, si invola verso Petronzio, palla fuori, di poco fuori, ma di poco fuori, ma primo tentativo abbastanza pericoloso degli ospiti. Corner, il primo della gara, va a battere Curro. Allora ancora per il capitano della squadra ospite. Palla che finisce alta abbondantemente sopra la traversa. Riparte Vanderlei, l'allenatore ad allargare per Robles.
palla di ritorno ancora sull'asse per, questa volta per Da Silva, però Murillo, serie di scambi, Robles prova a crearsi il varco, si gira, la sua Veronica non produce effetti, chiuso da Malara. 18 e 22 alla chiusura del primo tempo, in C1 il tempo è a scalare ed è effettivo di gioco, si gioca 20 minuti ma sono 20 minuti effettivi a scalare. Tanto si gira bene Da Silva, pallone messo fuori da pompa, ora punteggio all'occhiale 0 a 0 questo primo tempo. Subito il corner è battuto Robles, tutto chiuso, deve ricominciare a giocare, pallone che torna allo stesso Robles, all'indietro per Murillo. Da Silva, scambiano i due nello stretto, l'apertura per Van der Ley, cercare Murillo, non trova la fill con il pallone Murillo, sfera che sfugge via, ora la battuta consegnata a Curru. Petronzio para lui, chiude ogni varco, si riprende con Van der Ley a impostare, chiede lo scatto a Murillo. Murillo cerca un dribbling quasi impossibile, soffia via il pallone un avversario, poi il tiro, Petronzio risponde presente, stesso Murillo a prendersi il pallone, apertura nuova Van der Ley, obbligato a impostare, va Murillo a cercare il pallone in profondità, il appoggio per il proprio numero 9 Santi, poi pallone che termina abbondantemente a lato. Messa che sarà da giocare dal capitano Curru. Tiro che taglia tutta la porta, non impensierisce però in alcun modo Petronzio. Riparte Van der Ley, l'appoggio su Da Silva. Da Silva chiede il movimento a Murillo, suo stop, c'è cioè Van der Ley nei paraggi, però finisce di tornare sullo stesso asse, il tiro di Da Silva para. Sempre pompa, chiuda ogni varco, la battuta di Da Silva, il tiro, anzi è stato Robles a battere, Da Silva ha impattato, poi in avanti per Santi, stop di petto, l'appoggio verso Sardemi, il tiro in mezzo, Petronzio compie il miracolo, miracolo di Petronzio, poi blocca tutto il direttore di gara, c'è un fallo a 16:35 da giocare, pronto Texera, si scalda anche per Otto Thomas. Van der Ley porta a passeggio la sfera praticamente, profondità per Da Silva, risponde presente pompa, sfera fuori, rimessa che sarà da effettuare per Da Silva, pallone di ritorno sulla 6 Robles, Da Silva profondità in mezzo, Robles rimasto attardato. Allora Sardemi si gira bene, prova a partire in profondità, tutto in solitaria, Petronzio la para, Van der Ley non riesce a far filtrare il pallone, chiude tutto Santi, prova il dribbling su Van der Ley, il passaggio su Sardemi, lo stop a seguire, la chiusura Curru, poi c'è la girata al volo Van der Ley di fino per Robles, pallone a terra, si riparte con Da Silva, va fuori proprio Robles, dentro Panato Thomas, Van der Ley piccolo trotto, si apre il varco verso Murillo, tutto chiuso però di nuovo, una finestra che dura da poco meno di un secondo, poi pallone comodo per Petronzio, Arno Thomas per Mr. Van der Ley, Murillo finta di tiro, tutto chiuso, allora si ritorna indietro sul proprio numero 9, già 4 minuti abbondanti di gioco andati via senza respiro, Van der Ley per Da Silva, Da Silva in mezzo a due, esce bene, elegante nel dribbling, Murillo il tiro e questa volta pompa, mette alto sulla traversa, pallone che sarà da giocare da Murillo, Murillo all'indietro, Da Silva per Van der Ley, prova il sinistro, pompa, alza ancora sulla traversa, serie di occasioni ma ancora 0-0 tra le due squadre che se il turno comincia a bussare alla porta della Juvenia,
alto a cercare Murillo, bello il gesto atletico, pallone che si alza a campanile, poi Santi, Van der Ley per Panato Thomas, si gira, svirgola, alto sopra la traversa, fuori Santi per la squadra ospite, pallone lanciato in avanti, Petronzio di testa, Panato Thomas, lo stop a seguire, in qualche modo si prende il pallone, il passaggio verso da Silva, mezzo due uomini da Silva, ancora dietro per Panato Thomas, per un attimo trova il pallone, poi fa ottima guardia il numero 7 Martini, appena entrato per la squadra ospite. Palla fuori, l'ultimo tocco dello spagnolo del Minturno, già rimesso per il pallone per lo Juvenia. Curru, pallone ancora fuori, non si va via da quella zona, si sgancia davanti Martini, pallone che però non filtra, ci sarà ancora rimessa, altro cambio, fuori il numero 8 Malara, cambia lo schema il signor Bagalà, arriva il tiro del numero 21 della squadra ospite, che al momento non abbiamo in distinta, si tratta di Trampolini, 21 entrato ora in campo. Vanderlei a dare disposizioni ai suoi, entrato anche Teixeira, scambio con Vanderlei, da Silva, uscito Murillo, il tiro di da Silva, sponda ancora presente, pompa Teixeira, da Silva, Vanderlei, Panato Thomas per il Minturno, proprio Vanderlei va a cercare lo spazio per scaricare il sinistro, non da fare, lo deve tornare indietro sul destro, da Silva scarica lui il destro, fuori di poco, mette paura ma nulla più. C'è quasi un dopo scuola, tanti giocatori di C2 a seguire questa gara, anche per capire il gioco di Vanderlei e compagni, un'occasione anche per imparare, per capire il tipo di gioco. Intanto Curro, bello lo spunto, la chiusura di Petronzio. Lei vuole il movimento di Teixeira, all'indietro per Panata Thomas, Teixeira ancora dietro per Vanderlei, di prima per Panata Thomas, pallone che taglia il campo, va giù il giocatore, trova il fallo, secondo fallo per la squadra ospite quando mancano 13 minuti alla fine del primo periodo. Curru pompa Trampolini, poi c'è il numero 10 Saddemi e il numero 7 Martini in campo per lo Sporting Juvenia. Vanderlei che potrebbe scaricare la bomba, non c'è Brossi oggi per il Minturno. Brossi e Vanderlei sono quelli che si giocano i tiri di potenza su questi calci di punizione. Vanderlei il tiro a fare, taglia troppo l'angolo, palla fuori, lancio in avanti, Vanderlei sradica il pallone, può ripartire in contropiede, il passaggio verso Teixeira, mette in mezzo, pompa in due tempi, anestetizza il pallone, lo rilancia subito in avanti Petronzio sull'uscio, aspetta, bocca il pallone, lo dà già Teixeira dall'altra parte per Vanderlei che praticamente non si è mosso di lì. Andrei per da Silva, la gira in mezzo, pompa ancora presente, bello questo scambio con Martini che prova a puntare, si rifugia in angolo in qualche modo Petronzio, buona la sua parata, corner dello stesso Martini, preferisce tornare indietro su Curru, tiro e praticamente la para Martini, la mette fuori il giocatore numero 7, mi sa che sarà da battere lateralmente per Vanderlei. Teixeira si rifugia praticamente nella propria metà campo, lo Juvenia ovviamente è una gara che si gioca nell'arco dei 40 minuti di andata e 40 minuti di ritorno, le squadre devono stare attente anche al bilancio di gol segnati e subiti in casa e fuori.
Anderlei non riesce a far filtrare la palla, Thomas non ci va convinto, forse aveva lo spazio anche per girarla, tanto da Silva sradica il pallone, ma c'è il fallo, primo fallo del Minturno, 2-1 il computo dei falli quando mancano 11.54 alla sirena, il lancio in avanti per il neo entrato Castelli che non riesce ad agganciare, si è scaldato per un po' Castelli, subito entrato in campo per Bagalà. Vanderlei a cercare da Silva, tutto chiuso, pronto sempre il raddoppio da parte del Juvenia. Teixeira da Silva, il dribbling va sul sinistro, pallone deviato fuori da Curru, alla che sarà da battere nel calcio d'angolo, calcio d'angolo poco visibile, Vanderlei, il pallone è già per lui, per Ruiz Garcia, lo scambio appena entrato in campo anche lui al posto di Panza Thomas, avanti a cercare Robles, anzi da Silva, ancora un pallone che va a passeggio qua per Garcia, Vanderlei per da Silva, la lascia sul posto per Garcia, il tiro, ancora una parata ottima da parte di Pompa, la battuta è per da Silva, ancora Vanderlei prova a puntare Martini, si invola, questa volta si allunga troppo il pallone, a fare per il Minturno, ancora l'occhiale la situazione, 0-0 quando mancano 10.54, lancia avanti Vanderlei di petto, da Silva si prende il pallone, potrebbe calciare, mette in mezzo Trampolini, poi esce Castelli, riparte la squadra ospite, quasi un 3-2, il tiro e c'è il gol, gol dello Juvenia, 1-0, cambia il risultato, la mette dentro il numero 8 Malara, il marcatore, quando mancano 10.39 da giocare, rimasto a terra Petronzio, problemi per lui allo scontro contro il giocatore che ha toccato il pallone, infatti va subito Malara a chiedere scusa al portiere che ha avuto la peggio, vorremmo dire così, in questo scontro di gioco, scontro ovviamente fortuito, l'arbitro non ha ravvisato danni. Si alza Murillo, 1-0 il tabellone inquadrato da Nicola Dell'Anno in questo momento, 10.39 da giocare, il 21 è sotto contro Juvenia, pronto già a entrare Torres, entra Torres, fuori Petronzio, Murillo cerca di sfruttare il portiere di movimento, Torres è un portiere che sa usare benissimo i piedi, Garcia, passaggio verso Murillo, indietro ancora per Garcia, scambiano i due, si fa vedere Vanderlei, all'indietro però per da Silva, ancora per il numero 9, Vanderlei in avanti per da Silva che si è liberato bene, in mezzo di Murillo, non filtra il pallone per la chiusura di Malara, va Vanderlei a prendersi il pallone, allora esce di nuovo Torres, rientra Petronzio, pronto a rientrare anche Teixeira, Luis Garcia per da Silva, c'è Murillo libero di qua, da Silva non riesce a far filtrare il pallone, ancora Vanderlei, lo scavetto vorremmo dire così per da Silva, Pompa intuisce tutto, lancio rugbistico per Trampolini che non può agganciare, fuori Luis Garcia, entra di nuovo Teixeira, pallone per Petronzio, parte a piccolo trotto da Silva per Vanderlei, Teixeira, il pallone è suo, indietro ancora per Vanderlei, c'è Murillo di qua, preferisce giocare su Teixeira, torna sui propri passi, Teixeira trova Varchi, allora indietro ancora per il proprio numero 9, preso in contropiede in questo caso Murillo, nulla da fare per lui, non riesce a partire, allora la squadra con Castelli va a rimettere, Trampolini lancio in avanti, lo schema, Murillo la tocca quel tanto che basta per mettere in fuori causa il numero 11 Martini,
Adesso proprio Martini va fuori per Santi. Entra anche il numero 10 Sademi. Lo scaletto proprio per Sademi, non tira di prima intenzione, stoppa il pallone, allora deve ripartire all'indietro. Pallone gestito dallo Juvenia. Buona questa sfera, ma terminata fuori, abbondantemente al lato. Manderlei la rimessa per Muriglio, non la fare nascosto in mezzo a una folta muraglia bianca. Muriglio, bello il tunnel, Danieli Santi. Manderlei prova a portare il pallone a passeggio, quasi ultimo uomo, passaggio che non si concretizza. Santi prova a scappare via, c'è il fallo del numero 9 che va fuori, chiama il cambio con Panato Thomas. Texera allora farà da ultimo in questo frangente. Pallone che sarà da giocare per la squadra ospite con Malara, colui che al momento decide la gara. Quando mancano 8 e 21 a chiudere questo primo tempo, Santi prova a scappare via. Sademi per Trampolini, avanti ancora per Santi. Da Silva gli ruba la sfera, tutto regolare, Texera non riesce a far filtrare. Pallone fuori, rimessa che sarà da giocare per il minturno. Da Silva scambia con Texera. Muriglio torna al proprio numero 10, poi Da Silva prova a scappare via Santi, il tiro pompa, una volta si dimostra insuperabile, già battuta la rimessa. Texera sulla mediana per Muriglio, lì sulla sinistra prova a scappare via Santi. Muriglio tutto chiuso, la deve tornare proprio su Texera. Serie di scambi, Panato Thomas in mezzo per Da Silva, non filtra il pallone, si torna indietro. Texera prova a salire leggermente la Juvenia. Texera, pallone che resta lì, allora Santi scappa via, la chiusura di Texera, e qui commette il fallo Adriano Texera, che viene anche ammonito. Primo ammonito e terzo fallo cumulativo di squadra per il minturno, quando la gara è già iniziata da 22 minuti, ma ne mancano 7 e 29 per chiudere la prima frazione. ...1-0 per la squadra ospite, ovviamente dato l'1 per il lato del campo. Calcio iniziale abbastanza macchinoso da battere in questo frangente. Batterà Sademi. Ma Sademi il suo tiro, Muriglio di testa allontana il pallone. La rimessa che sarà di Trampolini, non è che torna all'indietro per Sademi. Trampolini in avanti, Petronzio, pallone giocabile per lui, allora Panato Thomas. Sotto ad entrare Garcia, va fuori Da Silva, respira un po' Da Silva, mentre è pronto ad entrare anche Robles. Muriglio di qua per Texera. Texera ancora all'indietro per Muriglio. Thomas praticamente si torna sempre però in zona di Petronzio. Texera prova a puntare, il passaggio per Muriglio, la deviazione, trova Pompa pronto. Santi si fa tutto il campo, palla a piede, finché non trova Panato Thomas che mette fuori. Pallone battuto all'indietro, Sademi e Curru in campo, intanto l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo, viene richiamato Garcia, quarto fallo per il minturno. Quarto fallo, si arriva in zona pericolosa. Battuta che sarà di Curru. Sademi per tornare dal proprio capitano, poi lancio in avanti. Petronzio esce un po' sbilanciato, ma comunque mette il pallone fuori, riesce nel proprio intento.
pallone che sta da giocare per la squadra in maglia bianca, protagonista solo di un gol fin qui. Arriva in ritardo ma arriva il pallone, messa del trampolini. Si sa, Demi cerca la via di Petronzio, allora Texera ha bisogno di liberarsi del pallone in qualche modo, dribbling e contro dribbling, si alza il pallone, Santi, Garzia, Murillo evita il fallo laterale, commette fallo Santi su Murillo. Time out chiesto da Vanderlei, fallo, ritorno in campo, sarà per la squadra di casa. Fatto sta che si è sull'1-0 quando mancano 6 minuti e 12, leggete locali 1, ospiti 0, in realtà è il contrario, il turno è a quota 0 mentre la squadra ospite è già quota 1 gol. La decide Malara fin qui, uno Juvenia abbastanza tonico, non ha fatto cose strane o strane. Non ha fatto cose stranissime lo Juvenia, anzi ha giocato pulito, ha giocato in ripartenza, mentre il Minturno ha avuto il pallino del gioco, fin qui ha impostato tantissimo la squadra di Vanderlei, ma non è riuscita ad ottenere la via del gol. Murillo, Texera, Garzia e Panata Tomaz, oltre ovviamente tra i pali Petronzio. Battuta di Murillo, mentre è rimasto in panca Santi, la squadra ospite. Panata Tomaz per Murillo, Texera, giocata ancora di per Murillo, l'apertura a cercare Luis Garzia, si perde il pallone, Saddemi, punta Murillo, Saddemi lo supera, va nel dribbling, ritorna su Luis Garzia, buona e puntuale la chiusura dello spagnolo, giovanissimo Luis Garzia, sta trovando minuti convincenti. Pallone per il numero 7 Martini, ritornato in campo. Curru, Trampolini, Martini e Saddemi in 5 di movimento, mentre rimane Pompa in porta. Martini dovrà batterla lui, bisogna posizionare bene la porta di Petronzio, lo vedete lì in fondo. Pallone per Trampolini, Curru va in avanti per Saddemi che non può far altro che rincorrere il pallone, irraggiungibile per lui. Già battuto la sfera, è rientrato anche Robles in campo. Viera, Luis Garzia, coraggio per Murillo. Ancora Garzia, Robles. Tutto chiuso, addirittura si torna indietro per Murillo, serie di scambi. Tesse una bella trama in intorno a qui, Murillo litiga un po' col pallone ma riesce ancora a impostare. Passaggio per Garzia, Garzia allarga per Panato Tomaz, scivola Trampolini, Trampolini per Garzia, ancora sempre in quella zona di campo, però non si cambia posizione, serie di scambi per ubriacare lo Juvenia, tanta intensità con la palla per il Minturno, andando a vedere le statistiche forse il possesso sarebbe un 60-40. Garzia, Murillo, il colpo di fino, riesce a imbeccare Pato Tomaz, gesto di intesa tra i due, fuori Trampolini, panca il numero 21 Pompa, punta direttamente alla porta di Petronzio, stanza militare il tiro, Robles, Murillo, sembra essere in pendenza il campo nella zona del Minturno, Murillo, Minturno che a dircela tutta nell'ultima vittoria di 8-5 contro il Vissafonte, visto spesso e volentieri la partita in bilico, Minturno che comunque ha trovato la parte alta della classifica, adesso è in virtuale seconda posizione anche se il posto occupato è il quarto. Garzia, Tomaz, Viera, qui non si intende con Panato Tomaz,
Murillo Viera, dentro da Silva, fuori Parto Thomas, lancio in profondità, Murillo mette fuori, entrato in campo anche il numero 20 Mollier per la squadra dello Juvenia, mentre Sademi prova ad attaccare, Petronzio costretto agli straordinari. Adesso vediamo inquadrato il calcio d'angolo, il corner, pallone all'indietro, sì, praticamente un pallone con ricevuta di ritorno, poi da Silva, palla messa fuori, ultimo tocco del Minturnese, molto la peggio il numero 10 Sademi, proprio in uno scontro di gioco, subito lo sostituisce Bagalà, rientra Trampolini, Curru, sua battuta a cercare la profondità, qui para Petronzio, tanto è buona la scelta di Mollier, il tiro, palla che resta lì, allora Robles cercare il contropiede, mette fuori gioco due giocatori, riparte da Murillo, però si è riposizionato lo Juvenia che forma praticamente un rombo in mezzo al campo, giocatori che marcano a uomo. Murillo, passaggio verso da Silva, cerca di ubriacare l'avversario da Silva, non si crea il varco, da Silva impatta nel muro, dopo ripartire lo Juvenia, Curru, il tiro murato, pallone che scivola in gioco fino a pompa praticamente, che lascia poi scivolare fuori la rimessa, 2.34 a giocare, 1-0, lancio lunghissimo, Robles si impossessa del pallone, taglia per Murillo, c'è anche Robles, anzi da Silva a supporto, di qua per Luis Garcia, non la gira, chiude tutto Trampolini, 1-0 al momento, che non cambia già da un bel po'. Murillo per Robles, è pronto a rientrare Vanderlei, rientrerà anche Teixeira, Robles per da Silva, rientra Vanderlei, da Silva porta a passeggio il pallone, Luis Garcia cambia la posizione di Luis Garcia, Vanderlei in questo caso va a prendersi il varco, Teixeira fuori, Garcia un'imbecca per Murillo in avanti, Vanderlei, Murillo, Teixeira e da Silva, giocatori di movimento del Minturno, pompa, qui si complica un po' la vita, Murillo addomestica la sfera, la mette giù, palla verso Vanderlei, non filtra il pallone, poi in qualche modo esce lo Juvenia, Murillo ha chiuso dal numero 7 Martini, addirittura la rimessa tra il numero 7 ospite, lancio in profondità, lo stop a seguire di Mollier, pallone abbondantemente al lato, allora Petronzio qui sbaglia nel rinvio, si fa prendere dalla foga Petronzio, fuori Trampolini per la squadra ospite, rientra Sademi, Curru chiude Teixeira, Murillo evita l'out, messo giù da Mollier, 4-4 i falli, Teixeira avanti per Vanderlei, il passaggio di ritorno praticamente, Vanderlei lascia sul posto, allora riparte il numero 7 Martini, Sademi, tutto regolare secondo il direttore di gara, Sademi per Martini, palla che resta lì e poi in qualche modo la Silva la mette fuori, allarme rosso in questo caso per la porta di Petronzio che fa ripartire subito il pallone con da Silva, piccolo trotto per Murillo, Murillo cerca il dribbling, pallone toccato fuori da Martini, passaggio verso da Silva, Teixeira cerca il varco, il tiro di Viera fuori il pallone, ma ottima la conclusione, pompa chiama lo schema, è uscito Mollier, pallone per Sademi, poi scambia con Martini, il pallone finisce fuori, 49 secondi alla sirena, Murillo per Teixeira, Teixeira per Vanderlei, ancora sul posto c'era libero forse da Silva, Murillo poi Teixeira prova a involarsi, chiuso la pompa a prendersi il pallone, non ci sono compagni liberi, allora riparte da Martini all'indietro per Sademi,
lancio in avanti, predica nel vuoto, 22 secondi. Niente, poco meno di un soffio. Parte Murillo per Teixeira, di qua per Da Silva, turno che sta faticando un bel po' contro questa formazione della Juvenia. Parte il pallone Curru, 5 secondi praticamente, anzi 4 a disposizione in turno prima della sirena del riposo. Murillo tira da lontanissimo, non può sorprendere l'avversario. C'è un piccolo battibecco tra Vanderlei e Curru. A un secondo praticamente vengono richiamati i due che sono stati protagonisti di questa diatriba. Ovviamente il capitano non è Vanderlei, il capitano è Petron, insomma Vanderlei è l'allenatore di questa formazione. Pallone che dovrà ripartire per un secondo, pompa, lancia lunghissimo, finisce qui il primo tempo 1-0 per la squadra ospite, decide al momento il gol di Malara. Squadre già in campo per la seconda frazione di gioco, si parte dall'1-0 per la squadra ospite. Spero che venga sistemato anche il tabellone, ma tanto l'1-0 per lo Juvenia. Pompa in porta, Curru, Santi, poi c'è Martini e Saldemi in campo, Adriano, Vanderlei, Da Silva, Murillo e Torres. Per il minturno praticamente c'è il cambio del portiere, ha problemi ancora Petronzio con Sale Costole, mentre arriva il primo tiro di Da Silva, pallone di poco fuori, anzi il tiro del Riano, il pallone di fuori non toccato da Da Silva. Pompa, pallone scambiato verso Curru, si perde nel vuoto, non può arrivarci Saldemi. Forse dei danni Petronzio dallo scontro contro Malara. Malara che è tornato in campo, quindi c'è lui, non Martini. Intanto questo pallone in avanti verso Da Silva, chiude pompa, Curru in avanti, Adriano tranquillo, Adriano Teixeira sale lui con il pallone, scambio verso Da Silva, Vanderlei riesce a scaricare il tiro, Vanderlei chiama lo schema l'allenatore della squadra di squadra di casa. Da Silva, qui Murillo non riesce a agganciare, giocatore che è sempre alle prese con la pubalgia. Murillo, Santi il suo stop, giro per Torres, Adriano, passaggio verso Da Silva, poi Vanderlei porta a passeggio il pallone, si accontenta del fallo laterale su un tocco di Malara. Murillo per Adriano, Vanderlei fa girare ancora per Murillo, no, per il proprio numero 9, cerca il varco, si sente un po' l'assenza di Brossi questa sera. Poi Vanderlei la sua botta, pallone alzato alto, corner che sarà da parte di Teixeira per Vanderlei. Murato, tiro palla di poco fuori, ma c'è una deviazione, quindi corner secondo consecutivo. Vanderlei per Murillo, tende il pallone, prova a stanare la squadra ospite. Teixeira, Murillo per Da Silva, pallone di ritorno Teixeira, intanto Magalà in piedi a dare disposizione ai suoi, abbastanza ordinato lo Juvenia, senza sbavature fin qui. Teixeira prova l'accelerazione, scivola, c'è fallo sul direttore di gara, pallone è già ripartito. Malara, qui serve Murillo, ma poi lui a recuperare il pallone non accelera Murillo in possesso di palla. Da Silva,
scambio verso Adriano, con l'accelerazione Adriano per Vanderlei, non filtra il pallone, il lancio in avanti, Santi in qualche modo lo sovrasta, Murillo Texera favorisce Torres, rilancia lunghissimo, qui è un costo e costo praticamente tra i due portieri in questo caso. Torres mette a terra per Texera, Texera per Murillo, ancora cerca l'accelerazione intorno a Vanderlei, dovrebbe addirittura cercare il sinistro Vanderlei, lascia poi per Da Silva, tutto chiuso Vanderlei in qualche modo, Texera, pallone verso Torres, spara fuori Torres, pallone che dovrà ripartire dalla rimessa laterale a favore di Curru. Sera del Murillo, poi in qualche modo riesce a intervenire Martini, pallone che sarà giocabile per la squadra di casa. Da Silva per Vanderlei, pallone lì, Vanderlei quasi a giocare di sponda, Murillo mette fuori abbondantemente, pallone fuori, pallone che sarà da giocare per Vanderlei, 16:44, persiste l'1-0 però Vanderlei sulla corsa per Da Silva, la gira pesantemente al lato, Pompa può ripartire, lancio in avanti Curru, pallone fuori lontanissimo dai pali di Torres, già pronto alla rimessa, lascia poi l'incompensa a Murillo. Texera per Da Silva, ancora Murillo, Murillo che gira per Texera, prova il varco Texera, il tiro di poco alto sulla traversa, da rimettere Pompa, Adriano, buono il suo intervento, anticipato Vanderlei, forse gioco pericoloso, verso Da Silva, cerca l'accelerazione Vanderlei, il possesso di palla dell'inturno è quasi assoluto, il tiro di Texera taglia lo specchio della porta, nulla più, fuori il numero 8 Malara, rientra Trampolini, andiamo poi Garzia per Vanderlei, lascia il pallone sul posto per Trampolini, scappa via, lancio in avanti Torres, pronto a chiudere su l'avvenente Sardemi, Da Silva per Adriano, Vanderlei, Garzia, tanto possesso ma non arrivano i gol per il midturno, Texera rimesso giù, c'è fallo da parte di Martini, primo fallo del secondo periodo di gioco, sarà Vanderlei a batterla, chiama supporto praticamente tutta la squadra, quasi un tie break in campo per lui. La gara del primo turno di Coppa contro il Vigor Cisterna fu veramente un'odissea, andavano via addirittura le luci qui al palazzetto. Vanderlei rincorsa quasi da casa, 15 minuti, cercherà la bomba, praticamente c'è un muro in porta, si sposta Garzia per non rimanere ferito probabilmente, Vanderlei la botta, Martini la prende in pieno mostrando comunque di aver attutito il colpo senza problemi, piano per Da Silva, Vanderlei non riesce a girarsi, ancora Da Silva si rifugia fuori, messa laterale da battere per Curru,
Rui, lancio in avanti da Silva, questa volta risponde presente Vanderlei, si prende il pallone, il tiro, pompa presente su questo pallone, riesce a chiudere, torna indietro su da Silva, da lei che funge praticamente da pivot avanzato adesso. Ma il numero 9 dà del tuo al pallone. Ah, qui Adriano Texera non ci arriva per un soffio all'appuntamento con il pallone. 1-0 che persiste. Campolini presa con Adriano, il pallone è fuori, messa di Texera, già battuta, qui consegna il pallone agli avversari, poi Torres tranquillamente potrà far battere i suoi, il pallone che ha superato abbondantemente il campo giocabile. Garcia per Texera verso la Silva, doppio passo in mezzo, pompa in qualche modo, riesce a prendersi la sfera, lancio già dall'altra parte per Sademi, all'indietro per Martini, Curru, Trampolini cerca il varco, deve rifugiarsi all'indietro su Curru, arriva da Silva, da Silva che non riesce a impedire il rilancio lungo di Curru, la Torres subito a rimettere in moto Vanderlei, Adriano, e c'è il gol, 1-1, cambia il punteggio con il minturno che la rimette in pari con Adriano, arriva praticamente dopo un tempo il gol del minturno, pareggio 1-1, Adriano e Malara, pallone di nuovo in mezzo, praticamente si riparte da qui. Santi entrato in campo a posto di Martini, non è che dovrà ripartire dopo la fornitura del parquet. 1-1 che al momento qualifica ancora però Juvenia, in virtù dei gol segnati in esterna. Ovviamente c'è ancora la gara di ritorno da giocare a campi invertiti. Vanderlei approfitta ancora una volta con i suoi, chiede a Torres di sganciarsi di più in avanti, di farsi vedere. Poco fuori, Vanderlei lo stop a seguire, pallone anticipato da Silva, Trampolini, qui chiude Torres verso da Silva, anticipato forse col piede a martello da parte del numero 8 Malara, ci ha battuto per da Silva il pallone verso Luis Garcia, rimessa laterale che sarà per il minturno, Vanderlei c'è libero da Silva, lo serve Legna senza sbavature, però continua a far tenere il gioco al minturno, Garcia verso da Silva, si perde per un attimo il pallone, riesce a farlo filtrare per Texera, Adriano mette il pallone fuori lui, ne sa che sarà da giocare il Trampolini che permette a Malara di lanciare lunghissimo, poi Adriano anticipato, bello elegante il controllo di Malara, Santi
colpo di tacco che arriva in qualche modo a Trampolini, poi chiuso da Garzia, ci mette impeto Garzia, guadagna anche il fallo laterale, pronto Viera o fuori l'autore del gol Texera, Garzia tutto chiuso, Santi allora può ripartire lui, passaggio verso Malara, Malara mette a sedere Torres, Santi, poi pallone in tribuna. Rientrato in campo Castelli, qualche mollo si è salvato in turno in questa azione. 11:51 da giocare ancora, Castelli verso Trampolini, pallone verso Santi, all'indietro per Castelli, triangolo largo, Malara cerca il dribbling, varco che non si apre, Castelli però si prende la sfera, indietro per Trampolini, ovviamente si gioca molto veloci qui, Trampolini per Santi, l'appoggio, chiude un bel triangolo largo, Malara per Santi, bella l'azione di poco al lato, riparte da Silva, Murillo ancora da Silva avanti a cercare Garzia, ancora Murillo, Vanderlei preso con Malara, Vanderlei passo doble con Malara, carica il sinistro, pallone fuori, tocco di pompa, Murillo il tiro, poi in qualche modo Malara si prende il fallo laterale, palla in zona di Bagalà. Rimessa da giocare per la squadra ospite, o sulle gambe Vanderlei in questo frangente, sta dando tantissimo il numero 9, i palloni passano quasi sempre da lui, punto di riferimento, mentre uscirà Garzia, entrerà Panato Thomas, lei in avanti a cercare da Silva, lo stesso asse poi verso Murillo, Santi si invola però Vanderlei può ripartire, palla a piedi, il tiro di poco fuori, pallone terminato oltre il terreno di gioco, già partito Castelli dall'altra parte, il tiro, Torres si rifugia in fallo laterale, fuori Vanderlei, dentro Panto Thomas, tanto butta via un pallone lo Juvenia, da Silva, qui butta a terra Garzia, Malara ammonito, 1-0 e ammonito Malara, poi in ritardo in questo intervento quando manca buona parte del secondo tempo, 7 secondi in più della metà, Garzia per da Silva, ancora da Silva per Murillo, si va su quell'asse, da Silva cerca il varco, Garzia prova a lubricare l'avversario, Murillo il tiro, qui la risposta ancora una volta di pompa, poi tiene il pallone attaccato Castelli, Trampolino avanti per il numero 9 Santi, il tiro di Santi, risponde Torres ancora una volta, si rifugia in angolo questa volta, messa laterale, anzi a calcio d'angolo da battere per lo Juvenia sul primo palo, la chiusura e poi c'è il gol di Castelli, porta in avanti lo Juvenia, Castelli 2-1, cambia ancora il risultato, lo Juvenia si rimette in avanti praticamente a 9:34 da giocare, si torna a centrocampo quando sembrava il turno vicino a poter mettere la freccia, è arrivato il gol dello Juvenia, Emilio Santi chiude in qualche modo,
giocatore che dà quel quid in più. Castelli, tanto un po' macchinoso ancora una volta ai partenze del gioco. Torres per Da Silva, c'è l'altra parte di Minturno, qui è chiuso Da Silva, controllo della sala di Sardemi, time out chiesto dal Minturno. Anderlei richiama i suoi in panca, 9-0-7 da giocare. I gol sono stati di Malara e Castelli, 1-0 e 2-1 ovviamente a favore degli ospiti. Momentaneo pareggio di Teixeira non basta però al Minturno, Juvenia che già porta a casa due gol segnati, non male soprattutto sul campo di una squadra che si gioca il campionato. Adesso Vanderlei sicuramente si farà sentire dai suoi, vediamo inquadrate da Nicola Dell'Anno le due panchine. Direttori di gara che richiamano i giocatori in campo. Parte Teixeira per Viera, saggio verso Da Silva, cerca il varco, Da Silva si accentra in scivolata in qualche modo, Castelli allontana via il pallone, Da Silva per Murillo, Teixeira, Da Silva, Murillo e Franta Tomaz in campo per Vanderlei, mentre dall'altra parte c'è Castelli, Trampolini, Sardemi e Santi. Murillo scambia con Adriano, turno che forse a pallone possesso palla ha una statistica altissima. Di Adriano trova il fallo di Trampolini, sarà Adriano a battere. Calcio di punizione, tendo l'ok per ricominciare a giocare, ma il parquet è umido quindi bisognerà asciugarlo. Allora c'è la possibilità di prendersi un mini break per le due formazioni. Tanto la grafica ci ricorda overtime, tutti i minuti alle 19. Programma del calcio a 5, lo sport del golf oltre al calcio a 5 ovviamente. Calcio di punizione è pronto a partire, 8 e 27 da giocare, arriva l'ok, si può ricominciare. Adriano, Murillo, pallone che viene messo fuori, ancora il Minturno che però potrà attaccare, già era giocato. Murillo per Adriano, Da Silva, ancora Adriano per Vanderlei che è tornato in campo, Da Silva, Murato, palla fuori, messa che partirà ancora da Adriano, c'è Vanderlei che si propone lì avanti ma ci sono tante maglie bianche tra lui e il pallone. Da Silva, ancora Adriano, percorso tutto il campo Da Silva, è un giocatore che non segna tantissimo ma che fa quel lavoro che è utile alla squadra, corre tutto il campo. Da Silva per Murillo, Vanderlei ancora per Murillo, che è preso in controtempo Da Silva, rimane giocabile, può ripartire la squadra ospite per un attimo, poi il pallone che termina fuori. Qui Vanderlei chiama ad avanzare Torres, si sgancia il portiere, pallone che non prosegue però. Sera per Vanderlei, niente, usa il portiere di movimento, adesso in turno si è appostato lì lo Juvenia, non chiedeva altro forse la squadra ospite, anche per rifiatare un pochino, chiudersi nella propria area, sembra vedere se però in turno sarà bravo a stanare le maglie bianche. Teixeira, Murillo ancora per Da Silva,
Andrelei va a prendersi posto in avanti ancora per Torres, non si conclude il passaggio, anche perché Morillo e Andrelei si erano spostati, si erano cambiati di posizione, sono riusciti a concretizzare il passaggio finale che stava funzionando. Però pompa, lancio in avanti, Morillo, suo stop, controllo di Sardemi. Santi gira verso Torres, non da fare, Torres allora si vola palla a piede, poi si ferma, perde il pallone e qui arriva il pallone clamoroso fuori di Sardemi, che non è stato freddo nel cercare i pali vuoti del minturno. Texera c'è davanti Torres, praticamente gioca la pivot, adesso il portiere Morillo si perde il pallone, chiude Morillo, stava scappando via Martini, già partito il pallone, Texera per Da Silva, avanti per Vanderlei, 6 minuti che saranno da rembaggio per il minturno. Da Silva, Morillo, Texera, Da Silva verso Vanderlei, non filtra il pallone, la chiusura, torna in giro Vanderlei, si è sganciato Da Silva, Morillo, Silva esce su di lui, trampolini Vanderlei ancora su Da Silva, si accentra il tiro, pompa, risponde presente, spazza avanti Martini, chiude in qualche modo Vanderlei, risale lo Juvenia, prendersi un po' di metri di campo e anche un po' disinnescare la tensione difensiva. Trampolini, il pallone per lui, in avanti per Sardemi, tiro di Sardemi alto abbondantemente oltre i pali di Torres, riparte Adriano, il pallone per lui, Da Silva, Texera gioca da ultimo, qui sbaglia il passaggio, applaude Bagalai suoi, può ripartire la sua formazione con calma, qui Texera lascia scorrere il pallone, turno che vuole cercare almeno il pareggio in questi ultimi 5 minuti. Texera, sarebbe il primo pareggio stagionale di turno nel caso, ovviamente comunque si tratta di campionato, non di campionato di coppa. Qui arriva il gol di Trampolini. Trampolini la mette sul 3-1 quando il Minturno attaccava per cercare il pareggio, adesso si fa più complicata la cosa, 1-3 per gli ospiti dello Juvenia. Una 3 che lascia margini, ma comunque se lo Juvenia gioca così anche al ritorno non è che sia così facile stanarli, soprattutto perché giocano abbastanza ordinati. Vanderlei, pallone per lui, c'è il tiro e il gol di Vanderlei, 3-2, la mette dentro Vanderlei, l'uomo che serviva a questo minturno, ancora sotto però la squadra di casa, 4-28, in avanti lo Juvenia di un gol. Trampolini verso Sardemi, tutto chiuso, Morillo in qualche modo, poi pompa, rilancia lunghissimo, non da fare per lui, si parte Vanderlei proprio per Da Silva, sono avanti gli ospiti di un gol. Da Silva verso Torres, in mezzo Da Silva, poi Sardemi rilancia lunghissimo, chiedeva forse il fallo la squadra di Bagalà, il turno che con Torres in avanti crea tantissimo, ma ovviamente si presta anche alle ripartenze in contropiede e perché no, il gol nel porta a porta. Andiamo per Vanderlei, murato, parte Martini e qui compie il miracolo Adriano, bello la chiusura difensiva per lui, pallone già battuto, Trampolini, la chiusura di Morillo, il pallone giocabile, ritorno su lui Trampolini, in qualche modo chiude il numero 21, riesce a mettere anche la palla fuori, non trova tocchi, anzi sì, trova il tocco di Morillo,
3:33 da giocare. Saldemi in avanti, Morillo anticipa Secco, Martini parte in contropiede, ritorna su di lui Martini, Morillo tira ma allora abbondantemente a lato, entra Curru, va fuori il numero 11 Castelli, autore del secondo gol dell'1-2. Saldemi, qui frana a terra da Silva, ci sono falli, sono il direttore di gara. Saldemi, il secondo Adriano, riesce a far filtrare, tutto pulito con il direttore di gara. Allora Adriano potrà ripartire lui, 3:10 da giocare. Vanderlei, si è sganciato già Torres. Adriano, Teixeira per Vanderlei, ancora Teixeira in avanti per da Silva, dietro per Vanderlei, va ritardo su questo pallone, riesce a giocarla Teixeira per Vanderlei, in avanti per da Silva, l'appoggio di Murillo e arriva il pareggio del Minturno, 3-3. La rimette in pari il Minturno con il gol di da Silva. Tre marcatori diversi a 2:47 da giocare. Minturno che adesso sicuramente dovrà cercare il gol del vantaggio. Intanto Bagalà ne approfitta per un time out volante quando il secondo tempo è iniziato già da 30 minuti. 20 minuti effettivi comunque ci portano a tempi lunghissimi, anche perché si recuperano i tempi persi e passano inosservati in una gara qualsiasi, ma che noti tantissimo quando poi vai a vedere il tempo effettivo di gioco. Gli arbitri a consulto. In avanti ancora, potremmo dire così, la squadra ospite visti gol fuori casa. Pallone che ripartirà al centro. Trampolini, autore del gol dell'1-3, non è bastato il doppio vantaggio alla squadra ospite. Qui Saldemi spara fuori, Teixeira per Vanderlei, sembra stia avendo ragione Vanderlei nella scelta degli uomini e del tipo di gioco impostato in questo secondo tempo. Torres, Radiano, Vanderlei per Murillo, tutto chiuso, allora si ritorna indietro. Adriano per Vanderlei, ancora cerca di stanare ma c'è Trampolini praticamente lì pronto al rabbocco, pure Martini. Vanderlei cerca il varco, poi Adriano mette in mezzo la Silva, il colpo di tacco, Pompa, e qui spara lontano Pompa, nulla da fare per lui, è messo da battere in quella zona là per Vanderlei. Sarà poi Murillo, 1:55, per cercare il vantaggio del Minturno. Teixeira mette in mezzo la Silva, non riesce a imbeccare Trampolini, chiude tutto Murillo, poi Martini la gira di testa in qualche modo, Torres funambolico in questo frangente. Vanderlei la bomba, chiude Trampolini, poi riparte la squadra ospite, qui Trampolini cerca di scavalcare da Silva, in vantaggio netto il numero 6. Chiude ogni ripartenza, 1:28, il Minturno che è stato vicino a subire il quarto gol, alla ricerca invece del suo quarto gol. Vanderlei per Adriano, si gioca quasi a scacchi, Torres cerca il tiro, ancora Adriano, ancora Torres, allarga verso da Silva, in mezzo per Murillo, qui spara alto Murillo, era più difficile metterla fuori forse che dentro. Pompa il rilancio lunghissimo, Torres abbranca il pallone, fa ripartire subito per da Silva che gode di una buona libertà, c'è Murillo, da Silva cerca il varco, tutto chiuso, si rimbocca un po' le coperte, in questo caso lo Juvenia è rimasto un po' senza uomini in quel frangente di gara.
Torres, tutto chiuso all'indietro per Adriano, lo costringe quasi agli straordinari quando il minuto è già andato via. Adriano la lancia subito in avanti, pallone per Torres, tutto solo in mezzo, Pompa il lancio, qui non ne ha beccata una Pompa nei rinvii. 31 secondi, già battuto, pallone per Adriano Teixeira. Vanderlei cerca l'assalto finale, potremmo dire così. Il tiro, trova il corner. 20 secondi. Torres che stava tornando indietro, Vanderlei ha detto dove vai? Vai avanti, dobbiamo attaccare. Murillo per Da Silva, per Adriano, palo pieno. Tanta sfortuna anche per il Minturno in questo frangente. 13 secondi, Pompa, lancia lontano, c'è rimessa per i minturnesi. 10 secondi, Vanderlei, in avanti per Murillo, Pompa, e qui vediamo se gli esce il gol della domenica. No, nulla da fare. Un Pompa che sarebbe stato il miglior marcatore dello Juvenia se fosse stato leggermente più preciso. 2 secondi alla sirena, manca praticamente nulla. Torres lancerà praticamente verso Pompa sperando nel sbaglio. Nulla da fare, termina 3-3 questo primo turno del secondo turno di Coppa, la prima gara, potremmo dire così, la gara di andata tra Minturno e Sporting Juvenia. Juvenia che comunque porta a casa 3 gol segnati, un Minturno che ha messo a segno con Vanderlei, Da Silva e Teixeira, autore dell'1-1 momentaneo. Gli ospiti a segno con Trampolini, Malara che aveva aperto le danze, Castelli. 3-3, fra 15 giorni la gara di ritorno tra queste due formazioni e staremo a vedere allora come si organizzerà Vanderlei, visto che al momento in avanti c'è lo Juvenia. Ringrazio Nicola Dell'Anno che ha seguito la parte tecnica della nostra telecronaca questa sera, linea che va sul parquet per le interviste. Victor Iborra, un 3-3 che sta stretto a questo Minturno. Avete avuto il pallino, secondo me avete avuto palla più del 70% della partita. Uno Juvenia però ordinato in fase difensiva. Sì, abbiamo, mia concezione, abbiamo giocato meglio, però complimenti a loro, è una bella squadra. Ora sta tutto in aberto e dobbiamo andare là e classificare. Un 3-3 che vale soprattutto al ritorno. Lo Juvenia era passato 11-11 in virtù dei gol in esterna e oggi ne ha fatti 3 in turno, a voi toccherà farne almeno 3 lì. O meno, dobbiamo andare là e vincere la partita, che è più importante, sempre entriamo in campo per vincere e adesso non sarà diverso. Un morale che è ritornato alto dopo la sconfitta contro il Cisterna, è arrivata la vittoria, 2 vittorie, l'ultima contro il Fondi dell'ultimo in campionato, un Minturno che continua lì, siete virtualmente quarti ma secondi, siete attaccati alla capolista. Dobbiamo andare e vincere sempre, non è perché abbiamo preso una sconfitta che è finito il campionato, che è fine del mondo, no, dobbiamo sempre alzare la testa e vincere. Calcio è così, questo campionato è nivellato, tutti squadra penso che uguale, un'altra meglio, però tutti gioco è difficile, non c'è gioco facile. Così, comunque dobbiamo sempre aspettare la prossima partita, che per noi è mai difficile. La prossima partita, diciamo, a Vanderlei ti salti da pivot avanti, perché ormai giochi più avanti che a porta, più in attacco. Sì, Vanderlei è un grande bomber di nostra squadra, dove lui gioca... Se io dico te, tu giochi in attacco ormai. Ah no, io faccio la mia funzione che è portiere e va benissimo così. Bocca al lupo, ciao. Grazie mille, grazie a Telegolfo che sta sempre facendo video di nostro gioco, ringrazio tutto
Allora dobbiamo alzare la testa e pensare al sabato. Mister Bagalà, un Juvenia preciso e ordinato sul campo, un po' contratto in difesa, ma era questo un po' lo schema che bisognava seguire? Beh, diciamo che innanzitutto buonasera. Diciamo che sicuramente affrontiamo una squadra di un livello superiore, tecnico, quantomeno tecnico sicuramente. Noi dovevamo fare una partita di corsa, di impegno, ordinati, chiaramente a tratti difendendoci. Al primo tempo, durante il primo tempo siamo stati bravi perché siamo riusciti anche ad essere propositivi in qualche occasione, più che in qualche occasione. Secondo tempo un po' la stanchezza, un po' loro sono saliti, sono cresciuti effettivamente a livello tecnico tantissimo e siamo stati costretti a scendere di qualche metro e quindi a difenderci un po' di più, però sono molto contento. Un 3-3 che vi consegna praticamente tre gol in trasferta, nel primo turno siete passati proprio in virtù dei gol fuori casa, quindi è già un buon passo. Sì, sì, è un buon passo. È vero che quando incontri queste squadre, diciamo che c'è poco da stare a considerare gol in casa e gol in trasferta, bisogna giocare la partita di ritorno con la stessa voglia, con la stessa intensità e anche con una piccola dose di fortuna che a volte serve sempre e quando te la meriti, insomma, riesci anche a trovarla in partite come questa, insomma. Come sta andando il vostro campionato? Ma allora, abbiamo iniziato abbastanza bene, abbiamo perso qualche punto per strada per colpa nostra e altri meritatamente. Dobbiamo crescere tanto, siamo una squadra molto giovane, dobbiamo, compreso me, quindi dobbiamo crescere tutti insieme, capire che le partite vanno giocate tutte dal primo all'ultimo minuto con la stessa voglia e essere il più umili possibile. Io sono convinto che miglioreremo di settimana in settimana, comunque nel complesso abbastanza bene. We'll be right back.